Ci sono migliaia di bambini che sono già nati, che vivono qui nel nostro paese. Se passasse una legge del genere, che cosa dovremmo raccontare a quei bambini? Che cosa gli raccontiamo? Siete dei reati universali? Sono Filomena Gallo, sono un avvocato e segretaria dell'associazione Luca Coscioni. In Italia la maternità surrogata è vietata dal 2004. Con la legge Varchi che cosa si vuole prevedere? Che anche se si va all'estero e si accede alla fecondazione assistita con gravidanza per altri, utero surrogato, al ritorno in Italia è previsto che il reato è punibile. Ed è una manifestazione che è stata convocata oggi perché oggi inizia la discussione in Parlamento. Sarà una discussione che speriamo lunga, il più possibile, con confronti pubblici, seri, veri. Si dice che le donne che aiutano altre donne a diventare genitori sono donne sfruttate. La prima persona che si è offerta senza che io le chiedessi mai nulla è stata mia madre. Una madre che aiuta sua figlia a diventare genitore, a realizzare un sogno, è una donna sfruttata? No, ci sono migliaia di bambini che sono già nati, che vivono qui nel nostro paese. Se passasse una legge del genere, che cosa dovremmo raccontare a quei bambini? Che cosa gli raccontiamo? Siete dei reati universali? Ciao, sono Ludovica Zelli, mamma di un bellissimo bimbo di 6 anni che ho per l'appunto avuto 6 anni fa con la mia allora compagna a Barcellona, dove ricorriamo alla gestazione per altri, perché io dono i miei ovuli che fecondati con donatore vengono poi impiantati nell'utero della mia allora compagna, quindi proprio il connubio del nostro amore. Nasce nostro figlio in Italia, a Roma, e all'iscrizione in anagrafe io tento di essere riconosciuta come madre, anche perché geneticamente lo sono, e questo però non ci viene riconosciuto perché non c'è una legge. Ciò che manca è solamente una legge che rispecchi quella che è l'obiettività naturale ad oggi. Un enorme passo indietro quello che viene richiesto oggi dal Parlamento. Grazie di nuovo, siccome dobbiamo fare una foto di questo nostro annuncio in cui diciamo siamo genitori non criminali. Mi chiamo Giulio Mignani, sono un prete della Chiesa Cattolica e sono venuto qui oggi perché sostengo la proposta di legge che è stata elaborata dall'associazione Luca Coscioni, e secondo me la gestazione per altri solidale diventa invece in realtà un'unione di cammini di amore, no? Dal lato l'amore della coppia, se è etero, che è omosessuale, che desidera avere un figlio, e tra l'altro ho parlato con delle coppie e ho visto come il superare tutte le difficoltà, tutti i passaggi necessari per poter giungere a diventare genitori è segno di un grande amore, perché per poter affrontare quelle difficoltà è segno che c'è grande amore. Io, nel senso, ce n'avevo avuto che sono un prete, io però sono un prete che sono stato sospeso a Divinis, proprio perché le mie posizioni non sono conformi a quelle del Magistero, anche se il mio desiderio è che anche nella Chiesa ci si ponga in discussione, cioè si metta ad ascoltare quelli che sono i protagonisti e le protagoniste di questa storia. Vi chiederei, nel finire questa manifestazione, di andare verso Piazza Montecitorio insieme a Riccardo Maggi. Entreremo nella piazzetta di Montecitorio e ci faremo delle foto con questi cartelli che... Adesso vi dico una cosa, alzate il cartellone, via, via! Alzate il cartellone, alzate il cartellone!